Napoli! Ora vedrai come Zobeide sa umiliarsi davanti a te! No! Che fai? Hai dunque perduto il senno, se mai lo hai posseduto! Lasciami! Lasciami! Ah, la sentite! Osa minacciarmi! Minacciare me, lo sposo del compianto Cassim, il più abile uomo d'affari di tutta la contrada! Apriti! Sesamo! Ascoltate bene quanto vi dico e preparatevi ad obbedirmi senza esitare. Quando sentirete battere contro la parete degli orci in cui siete nascosti, non esitate a squarciare gli orci con i vostri pugnali. Tutti dormiranno nella casa e non ci sarà difficile sterminarli senza che alcuno possa sfuggirci. Ora celatevi e... allerta! Perdonate, illustri cittadini, consentite che un forestiero interrompa il vostro colloquio. E tu sia il benvenuto, straniero. Sei giunto da poco nella nostra città? Sì, il mio nome è Kojak Hussein, di professione mercante, e vengo dalla lontana Samandal. Ho preceduto di qualche giorno la mia carovana che trasporta tappeti, ricchi tessuti ed unguenti pregiati. Non conosco questa vostra città, ma bramerei stabilirmi in una bottega per poter esercitare il mio commercio. Non ti sarà difficile trovare quello che cerchi. Nella vicina contrada dei tintori di lana, molte sono le botteghe che vengono affittate ai mercanti e ai carovanieri di passaggio. Ti sono molto grato per le informazioni che assai cortesemente mi hai fornito e per dimostrarti la mia riconoscenza. No, non occorre. È giusto che fra chi esercita la mercatura nasca reciproca fiducia e conoscenza. Colpisce quel vile attentatore.